oggi voglio parlarvi del miele, questo ingrediente miracoloso che potete utilizzare nella vostra beauty routine. Come e perché? Perché il miele è un antinfiammatorio, un antibatterico, un antisettico, è un ingrediente idratante e inoltre anche schiarente, quindi vi mostro 5 modi per poterlo utilizzare. Se avete problemi di acne, il primo modo è quello di utilizzare un po' di miele insieme a un po' di cannella. Questo va applicato sulle macchie dell'acne o anche sul brufoletto, se volete, lasciato in posa 10 minuti, dopodiché risciacquate. Perché sia la cannella che il miele, come vi dicevo, sono antibatterici, antinfiammatori e riducono i rossori. Un secondo metodo è quello di utilizzarlo sui capelli. Applicate un po' di miele insieme all'olio di cocco, diciamo 2 cucchiai di miele e 2 cucchiai di olio di cocco. Mischiateli per bene e applicatelo sui capelli asciutti prima di fare lo shampoo. Questo vi aiuterà non solo ad ammorbidire i capelli, ma anche a lucidarli, quindi avrete dei capelli morbidissimi e dei capelli molto lucidi, devo dire, e riparati. Il miele andrà proprio a rigenerare il capello. Lasciatelo in posa 30 minuti, dopodiché risciacquate col vostro normale shampoo. Un altro metodo è quello di utilizzarlo sulle labbra proprio per idratare, perché vi dicevo il miele è idratante, quindi applicatelo sulle labbra secche e screpolate, lasciatelo in posa anche tutto il tempo che volete, ecco, se non vi dà fastidio vedrete che dopo un po' le vostre labbra saranno molto più morbide, poi se volete potete anche mangiarlo, è un ottimo balsamo naturale. Quarto utilizzo del miele è quello di farci un detergente per il viso, sembrerà strano ma è così. Potete unire 2 cucchiai di miele insieme a un cucchiaino di crusca di avena, mescolate il tutto e andate proprio ad applicarlo sul viso bagnato. Non solo l'avena è un naturale detergente, ma esfolierà anche la pelle, ve lo straconsiglio perché rende la pelle veramente molto molto morbida. Se avete problemi di impurità, anche di pelle secca, di pellicine, provate questo rimedio e vedrete veramente che vi ci troverete benissimo, perché a me piace tantissimo. Ultimo utilizzo del miele è quello di farci una maschera. Veramente utilizzare il miele per una maschera viso è una delle cose migliori che potete fare, perché il miele non solo è idratante, quindi se avete la pelle secca potete utilizzare il miele per idratare la vostra pelle, ma è un ingrediente che va bene per tutte le tipologie di pelle, anche quella grassa. Per esempio io faccio spesso la maschera al miele, perché come vi dicevo non solo idratante, è antinfiammatoria, quindi se avete impurità è ottimo, antinfiammatoria e riduce i rossori, quindi se avete anche problemi di macchie rosse della pelle o residui di acne, appunto, provate questa maschera al miele e fatela una volta a settimana e vedrete i risultati. Allora ragazzi, questo è tutto, spero che il mio video sui 5 utilizzi del miele vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciatemi qualche commentino qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate e se utilizzerete questi metodi. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!